Lo sfarzoso Salone dei Cinquecento, nella sede comunale fiorentina di Palazzo Vecchio, con i suoi dipinti che celebrano gli antichi fasti della città, è stato lo scorso 12 maggio la cornice per la commemorazione di uno dei suoi figli più illustri, l'astronomo Franco Pacini, qui nato 73 anni fa e venuto a mancare lo scorso gennaio. Introdotti dal direttore dell'osservatorio INAF di Arcetri, Filippo Mannucci, molti i relatori che hanno voluto testimoniare la loro stima e amicizia per il grande scienziato. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha espresso gratitudine per quello che Pacini ha fatto per la città e per la sua vocazione scientifica, con il costante incoraggiamento a guardare il futuro con curiosità e innovazione. La città di Firenze non può essere un museo a cielo aperto che ricorda la tradizione storica del passato nostro. La città di Firenze è viva sotto i suoi cieli, se da qui a mille anni gioca la carta dell'innovazione. Il rettore dell'Università di Firenze, Alberto Tesi, ha ricordato la figura di Pacini come quella di un professore esemplare, grazie anche a doti umane come la capacità di mettere a proprio agio le persone e la spinta ad aprirsi oltre il mondo universitario. Tema quest'ultimo a cui si è riallacciata Monica Tosi, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'INAF, che ha sottolineato la grande attività di Pacini come riformatore dell'astrofisica italiana ed europea. Attività senza la quale lo stesso INAF non esisterebbe e non sarebbe agli attuali livelli di eccellenza. Luigi Berlinguer, promotore assieme a Pacini del Comitato Ministeriale per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, ha voluto rimarcare il senso di coscienza civica sottostante a tutto l'agire dello scienziato fiorentino. Franco Pacini era un grand'uomo, perché era un grande scienziato. Questa è la caratteristica principale dell'uomo. Però lui non era solo un grande scienziato, aveva una grande sensibilità sociale. Aveva capito che nella società della conoscenza e della democrazia la scienza non deve solo vivere dentro se stessa né consumarsi all'interno, perché è un patrimonio dell'umanità e quindi deve parlare anche agli altri, non soltanto al mondo degli studiosi. L'attività scientifica, manageriale e di divulgazione di Pacini è stata ricordata da Margherita Hacke in collegamento video, da Ludwig Voltier, ex direttore dell'ESO, da Francesco Palla dell'Osservatorio di Arcetri, che si è soffermato sull'eredità culturale di Pacini, e da Giancarlo Setti, già presidente dell'INAF, che con Pacini ha condiviso 35 anni di evoluzione dell'astrofisica italiana. Franco ed io abbiamo avuto una visione molto comune dei problemi dell'astronomia, ci intendavamo al volo, proprio direi eravamo complementari, un po' complementari in tutto, anche nel modo di pensare, alle volte però su certe cose eravamo molto simili e ci siamo resi conto molto presto che forse unendo le forze, visto che si andava anche d'accordo, avremmo potuto dare una svolta senz'altro all'astronomia italiana, inserendolo ancora maggiormente in quello che è il contesto europeo. Non solo scienza, ma anche industria. Gianpietro Marchiori, amministratore delegato dell'EIA di Mestre, un'azienda leader nella progettazione di grandi telescopi, ha voluto sottolineare che se oggi l'industria italiana del settore ha una posizione rilevante, lo si deve molto alla lungimiranza e alla buona volontà di Pacini. Intuito, passione, capacità di stimolare i lati positivi nelle persone e nelle situazioni che incontrava. Queste alcune delle qualità del grande scienziato evocate in conclusione da Elena Amato, che fu sua studentessa e ora è ricercatrice all'INAF. La capacità di saper motivare le persone che Franco Pacini aveva nasceva appunto dalla sua profonda convinzione che il mestiere dell'astronomo fosse il più bello del mondo e quindi tutti appena avessero capito di cosa si trattava avrebbero voluto immediatamente fare l'astronomo, questa era la sua convinzione che riusciva a trasmettere benissimo.